Questa è la prima opera in cui troviamo la raffigurazione del committente. È una pala composta di varie parti in cui si racconta la santa attraverso le tappe fondamentali della sua vita. Questo tipo di opere è frequente nel 300. Fino ad allora le immagini sacre occupavano i mosaici nelle cupole o le croci sopra l'altare maggiore. Incutevano rispetto, ma anche timore, confinate come erano in una sfera inaccessibile. Tra 200 e 300 cambia la società. I rapporti non sono più quelli feudali tra padrone e suddito. Anche la Chiesa si adegua e promuove uno scambio più diretto tra l'immagine sacra ed il fedele. Quest'opera di Pietro Lorenzetti, grande pittore senese, ne è la testimonianza. Al centro l'immagine della Beata Umiltà, una suora vissuta poco tempo prima della realizzazione del dipinto. La santa è grande, in modo che si capisca subito di chi si parla. Intorno una serie di tavolette ce la mostrano occupata in varie attività. Mentre fa un miracolo, prega, legge il Vangelo durante il pasto nel refettorio. È una sorta di racconto a fumetti che aiutava il fedele a conoscere la vita dei santi. Non era necessario saper leggere, chiunque si poteva avvicinare, osservare le piccole storie e ritrovare nelle scene dipinte un po' della sua vita. Il pittore, infatti, usava spesso un'ambientazione contemporanea con gli arredi, gli abiti e gli edifici del tempo.
Ed eccoci arrivati al tema di questo percorso, e cioè il committente. A chi osservi in fretta il dipinto può anche sfuggire un elemento importante. Ai piedi della santa si trova una figuretta in preghiera, piccola, addirittura minuscola, rispetto alla figura principale, ma ben definita nell'abbigliamento e nei tratti. È una suora dello stesso ordine della santa e, anche se non ne conosciamo il nome, ma solo l'aspetto, il suo ruolo nel quadro è preciso. È lei, piccola per umiltà, ma ben presente per chi la voglia notare, che ha chiamato il pittore ed ha fatto dipingere il quadro per il suo convento. È grazie a lei, la committente, che noi, a distanza di secoli, ammiriamo l'opera e la sua donatrice.